ragazzi, sono Spiccicallen e benvenuti nel mio nuovo video. Eccoci qua oggi dopo veramente tanto tempo dall'ultimo che ho fatto per farvi un video con le cose che ho comprato da AliExpress. Come benissimo sapete, AliExpress è la mia droga, è uno dei miei siti preferiti, tutto per comprare cose riguardanti il mondo nerd. Comunque si vuole prendere qualcosa e pagare veramente poco, pochi centesimi. Oggi però non vi mostrerò tutto quanto, per semplice fatto che alcune delle cose che ho preso, a parte magari una di cui avete già visto la recensione, che è l'orologio di Sailor Moon, vi lascio il video qua nelle schede, non ve le mostrerò perché ho intenzione di fare due video collezioni particolari, quella riguardante la mia collezione di Sailor Moon e quella riguardante la mia collezione di Harry Potter. E molte cose di questa collezione io le ho prese da AliExpress, quindi la maggior parte delle cose nerd saranno in quei video, quindi non li vedrete oggi in questo haul, però comunque qualcosa da mostrarvi, sia a carattere di saghe libresche, di qualcosa riguardante Sailor Moon, più altre cose varie. Quindi per non perderci troppo in chiacchiere direi di partire subito. Direi di partire proprio con le cose riguardanti il mondo nerd, fra virgolette, con due oggetti che ho preso riguardanti il mondo del Signore degli Anelli. Comunque sia, se mi seguite su Instagram, guardate qua sotto il mio account nel caso vogliate seguirmi, io man mano che arrivano le cose da lì, soprattutto se sono cose che aspetto da tanto e che mi piacciono tantissimo, le metto una foto appena arrivano, quindi questa sicuramente già l'avete vista se mi seguite lì, e sto parlando della Stella del Vespro di Arwen. Io lo trovo davvero fatto molto molto bene, io ho sempre voluto avere una collana, proprio questa collana fatta benissimo, e l'ho pagata forse 1,50€ a tirarla tanto, perché ho sempre voluto averla. Già la bramavo da quando la vidi al negozio che c'è in Germania, Ebenwald, prezzi assurdi, variamo dai 60 ai 150 euro in base a che metallo, quindi a che, diciamo, lega decidi di comprarlo, se argento, oro bianco oppure qualcosa di molto più costoso, e anche in base a quanti diamanti veri ci vuoi sopra. Quindi lascio a voi pensare a quanto dolore io lasciavo tutte le volte che entravo in quel negozio e lo vedevo. E avendolo visto su AliExpress, fatto, ripeto, davvero molto molto bene, ho deciso di prenderlo, e ovviamente si trova in libreria vicino ai libri del Signore degli Anelli. Io lo amo alla follia. Altra cosa che ho preso sempre dal mondo del Signore degli Anelli, e anche questa bramavo averla da sempre, è ovviamente l'anello. Ora, forse la scritta si vedrà poco, a parte che non metti a fuoco, quindi grazie tante, perché è molto molto leggera come, diciamo, incisione sull'anello, però anche questo, per quello che l'ho pagato 90 centesimi, una roba del genere, va benissimo, per quello che deve fare, cioè stare in bella vista sulla libreria, davanti ai libri del Signore degli Anelli, va più che bene, dal mio punto di vista. Ultima cosa, ultima collana riguardante il mondo libresco, se volessimo dire così, è la collana del campo Mezzo Sangue di Percy Jackson. Anche questa volevo prendere da un po', è fatta davvero bene, a me piace da morire, e normalmente la tengo appesa ai libri di Harry Potter in bella vista, insomma. E io sto addirittura puntando di prendermi in realtà anche la maglia, ma non la trovo da nessuna parte, dovrò spulciare per bene in giro per il web. Penso che magari su eBay sia più facile trovarla, quindi poi spulcerò per bene. Però ecco, sono contenta di aver preso anche questo. Questo tipo l'ho pagato un euro e qualcosa, anche questo poca roba. Entrando invece all'interno del mondo di Sailor Moon, oggi ho da mostrarvi tre cosine che non fanno parte, diciamo, della mia collezione, perché comunque sono cose che uso. Innanzitutto questo quadernino che ho preso su AliExpress, l'ho pagato tipo 3,10€, 3,40€ magari con le spedizioni, se mi ricordo bene. Dentro è tutto bianco, un quadernino normalissimo, all'inizio è fatto così, abbiamo l'immagine di Princess Serenity, dentro c'è scritto Sailor Moon Crystal, quindi si rifanno un po' più al Sailor Moon di adesso, e poi abbiamo un'immagine di Sailor Moon, e qua mi sono scagnata alcuni appunti per il canale, per i vari workout che devo fare. È un quadernino che uso molto molto spesso e mi è davvero molto molto comodo, perché è piccolino e molto compatto. Davanti è fatto così, con tutti i vari simboli delle guerriere e anche lo stick di Sailor Moon, e dietro è uguale, e a me piace da morire, appena l'ho visto ho detto no, io devo prendere, deve essere assolutamente mio, è molto molto carino. E poi ho preso anche due braccialetti molto diversi fra loro, ma che mi piacciono tantissimo. Uno un po' più, diciamo, da tutti i giorni, che è questo qua, vediamo se riesco a farvelo vedere per bene, è un po' difficile perché i vari ciondoli vanno un po' per i fatti loro. Comunque uno è questo qua, con tutti i vari ciondoli delle varie cose di Sailor Moon, quindi le varie spille per esempio, i vari scettri,
altri, anche quelli di Cibiusa, abbiamo Luna P, abbiamo il fiocco, le stelline, insomma è davvero molto molto bello e a me i braccialetti fatti così con i ciondoli pendenti piacciono da morire, ecco insomma, forse così lo vedete un po' di più, sempre se i ciondoli decidono di rimanere girati, e a me piace tanto e questo l'ho pagato tipo sui 5,10€, una cosa del genere, ma è fatto davvero molto molto bene e li ho spesi assolutamente molto volentieri questi soldi, quindi a me piace, poi sta davvero molto bene addosso, magari così lo riesco a far vedere meglio per dirvi, e l'altro invece è un pochino più fine di quello lì, infatti mi piace da morire e vanno bene per occasioni diverse, è fatto in questo modo con sempre la chiave del tempo di Cibiusa, Artemis con la luna, le varie stelle e poi c'è Luna con il fiocco e le stelline. Questo è molto molto più fine rispetto all'altro, però mi piace da morire. È proprio bello e questo l'ho pagato tipo 2 euro e qualcosa. In combinata ci sarebbero anche gli orecchini, che io in realtà ero anche tentata di comprarli, però essendo allergica al nickel, soprattutto quello che deriva dalla bigiotteria, comprare orecchini da negozi cinesi non mi fido tantissimo. Mi dispiace perché gli orecchini sono davvero molto molto belli e totalmente in pandan con questo braccialetto. Me ne farò una ragione, magari potrò provare a prenderli, però non saprei effettivamente se li userei o meno per il fatto del nickel. Però ecco, anche questo mi piace da morire e in occasioni in cui dovessi in maniera un po' più decente, meno sportiva, ecco, metto questo qua. Con le cose riguardanti il mondo fandom, se volessimo dire così, abbiamo finito. Ora ho altre due o tre cosine, proprio totalmente fuori da questo mondo, da mostrarvi. Innanzitutto ho voluto provare a comprare delle cover per il cellulare su AliExpress, avendo, come sapete, comprato il cellulare nuovo. Mi è andata un po' da sfiga, ora vi spiego perché. Allora, innanzitutto l'unica che mi è arrivata giusta, che per il più non è neanche per me ma per mia cugina, è questa qui, che è molto molto carina, con questo colore che va a sfumare dal viola all'arancione. Peccato che sia almeno un mezzo centimetro più piccola del telefono, quindi questa qua, insomma, non mi è piaciuta molto questa cosa e ovviamente la dovrò buttare, perché va bene per il Huawei P9 Lite ma è comunque troppo piccola. Le altre invece che ho preso sono bellissime, sono fatte da Dio, unico problema è che io non le posso usare perché nonostante sull'inserzione ci fosse scritta che andavano bene sia per il P9 che per il P9 Lite, queste sono cover che vanno bene solo per il P9 e mi dispiace perché le avevo prese proprio tutte a tema per me, cioè proprio sono cover che mi rappresentano e non saprei davvero cosa farmi, nel senso mi piacerebbe tenerle però allo stesso tempo stanno lì a prendere polvere, non lo so, poi deciderò. Comunque una è questa che è veramente bellissima con la bambina che cammina con i fiori di ciliegio e il gattino sopra la muretta, l'altra è questa qui con il micio dentro la tazza ed è assolutamente meravigliosa, un'altra col micio dentro la tazza però diversa e questa qua è di plastica mentre l'altra era comunque di silicone ed è bellissima, e l'altra c'è in versione gattara style, cioè mia, però non la posso usare. La cosa che mi dispiace proprio perché sono bellissime e non le posso usare, quindi boh, non lo so, vedrò, deciderò cosa fare, tanto le ho pagate comunque su 2-3 euro l'una, non tanto di più, e deciderò se tenerle oppure se trovo qualcuno che ha un P9, Huawei P9 e le vuole, insomma deciderò da farsi. Però poi fortunatamente ne avevo ordinata un'altra sperando che questa volta fosse la volta buona e infatti è arrivata, ne ho prese due, una per me e una per mia cugina, e questa va bene per il mio telefono, che è esattamente questa qui, che è la cover che ho addosso al telefono adesso. Mi piace tantissimo, c'ha questi fiori con le perline, le farfalle e anche qua sui decori, di fianco è di un colore rosa bronzato, mi piace molto, è molto resistente, fatta comunque di silicone, quindi regge e mi piace, poi sta veramente molto bene col telefono, quindi sono molto soddisfatta. Questa qui l'ho pagata 2,45 euro più o meno, ne ho preso anche una per mia cugina e ne ho ordinata giusto l'altro giorno anche un'altra molto particolare che ha l'acqua dentro con le stelline che poi si muovono a piacimento, ma voltando il telefono, non vedo l'ora che arrivi perché sono proprio curiosa di vedere come ci starà e mi piace anche quella, quindi un po' mi alternerò insomma. Ultimi ma non certo per importanza, ho preso alcuni ciondoli e alcuni collarini tipo questo che mi vedete sempre addosso, è anche questo, questo recente comunque degli ultimi mesi di AliExpress, vedete è tipico collarino anni 90 con la luna a ciondolo che
a me piace da morire, ne ho presi anche altri 2 o 3 più un ciondolo a parte. Innanzitutto lo stesso venditore da cui ho preso anche questo qui con il pentacolo, però preferisco usarlo più che altro come braccialetto che come collarino, insomma mi fa comodo anche così, tanto non mi cambia la vita, e solo perché non ho voglia di avere troppi collarini addosso, insomma, e questo lo uso più che altro come bracciale, se volessimo dire così. Altro collarino invece che ho preso, e anche questo alla luna, però l'ho preso da un altro venditore ed è totalmente diverso da questo, è questo qua, con il collarino in finto velluto, ovviamente il ciondolo è sempre una luna, mi piace da morire, e dietro si lega con la catenina, insomma con il gancino. L'ho provato addosso e sta veramente bene, vi ho messo anche una foto su Facebook mi pare, però sul mio profilo personale magari ve la lascio qua, e mi piace da morire. Anche questo magari, a differenza di questo qua, sta bene magari un qualcosa di un po' più fine, quindi magari esci alla sera, piuttosto che metterti questo ti metti questo qui perché è molto più carino da vedere, insomma ci piace. No, non mi piace la luna, non l'avete capita questa cosa. E ultima cosa, non certo per importanza, è questo qui, però era solo il ciondolino. La catenina gliel'ho messa io, però anche questa non la metto addosso come collana, ma anche questa insomma la uso come braccialetto con il doppio giro, sempre da questa parte del tatuaggio, assieme al collarino che uso come braccialetto con il pentacolo. Quindi anche questo qua a me piace tantissimo, avrei sempre voluto avere un ciondolo con un cristallo del genere, c'erano vari colori, io ho scelto il bianco, se volessimo dire così. Sapevo io che mi ero dimenticata qualcosa, ho preso anche questo sacchettino su AliExpress, ho pagato 10 euro, e dentro, come potete benissimo sentire, ci sono alcune cose. Infatti ho comprato un sacchettino di rune che a me piacciono veramente tantissimo, ve ne faccio vedere una per come sono fatte. Sono tutte nere con il simbolo della runa in color dorato e mi piacciono tantissimo, le ho pagate 10 euro in totale e mi piacciono. E poi c'era anche il sacchettino in velluto, anche questo finto velluto ovviamente, però davvero molto bello da vedere. Ok ragazzi, il video è finito, questi sono stati gli ultimi acquisti che vi posso mostrare fatti su AliExpress. Ovviamente sto aspettando anche tanta altra roba perché ho ordinato alcune cose che tipo bramavo da un annetto a questa parte e sono finalmente riuscita a prenderle, non vedo l'ora di potervele mostrare, magari nel prossimo haul, dopo che avrò accumulato un altro po' di roba, insomma. E come ho detto, pensavo di aver accumulato molto più roba per questo video, invece no, perché la maggior parte sono cose di Sailor Moon e di Harry Potter che vi mostrerò poi prossimamente, non so dire esattamente quando, nei 2 rispettivi video collezione, se volessimo chiamarli così. Ma avete preso qualcosa di carino in quest'ultimo periodo da AliExpress? Conoscevate AliExpress? Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto perché sono davvero molto molto curiosa, e se avete anche voi magari preso qualcosa di questo genere, di queste cose che vi ho mostrato, fatemi sapere se anche voi vi siete trovati bene come me. La cosa che appunto mi dispiace di più sono le cover, me ne farò una ragione, non le ho pagate granché, spero ecco di essere più fortunata la prossima volta. Noi ci vediamo giovedì con un nuovo video, vi mando un bacione grandissimo e alla prossima, ciao!